Benvenute in questo nuovo Vlogmas di lunedì 13 dicembre. Inizio il Vlogmas tardi perché sono le 5. Sto uscendo, sto andando a prendere qualcosina da Lidl, così poi vi farò vedere che cosa ho preso. E niente, è stata una giornata tranquilla. Ho lavorato distribuendomi le ore e un po' qua un po' là perché avevo delle cose da fare e quindi ho finito poco fa per completare l'orario, quindi adesso vado da Lidl e ci vediamo dopo. Mi vedete vestita come un palombaro perché fa freddissimo, quindi mi sono messa il giubbetto un po' più pesante, ovviamente la mascherina natalizia con i fiocchi di neve. Andiamo. Da Lidl, allora la luce non è il massimo, ho acceso la ring light e quindi sembrerò bianca e vedo anche che fa tutto questo sbrilluccichio nelle lucette che penzolano dallo specchio. Intanto mi sono preparata una tisana perché sono veramente ghiacciata, io in questi giorni ho un sacco di freddo e quindi mi sono fatta questa tisana che ha dentro lo zenzero, cannella e arancia, quindi la bevo ogni tanto mentre parlo con voi. Buonissima, questa qui è una tisana che prendo da Lidl, quindi sono quelle della Lord Nelson. Se vi capita, mi sembra cannella, arancia e zenzero. È buonissima e profumatissima. Ma veniamo al vuoto alla spesa. Allora, ho speso 33 euro, era una spesa proprio veloce, scusate che metto via lo scontrino, una spesa proprio rapida che andava a completare la spesa fatta qualche giorno fa. Avrei dovuto andarci ieri, poi non ci sono più andata. Avevo detto che andavo sabato, poi avevo detto che andavo ieri, insomma, alla fine ci sono andata oggi. E non ho portato su tutto, nel senso che ho lasciato in macchina una di queste cassettine. Questa qui è l'acqua levissima che prendo perché la beve sostanzialmente soprattutto mia figlia, perché sapete, lei ha problemi di calcoli, quindi deve bere l'acqua che abbia un certo residuo fisso, e levissima va bene, la trovo da Lidl, quindi ne ho presi due cartoni, anche perché lei beve tanto, beve circa 2 litri al giorno, per cui ci deve essere sempre l'acqua a casa nostra. Quindi quando vado da Eurospin prendo la Blues, quando vado da Lidl trovo o la Eva o questa qui. E poi ho lasciato in macchina anche un detersivo lavatrice della Formil. Non è un marchio che io amo tantissimo, ma mi sono presa senza, quindi senza fare 1000 giri ho preso quello. Poi ho preso i biscotti preferiti di mio figlio, che sono questi. Questi qui sono simili a quelli, credo, di forse Mulino Bianco. Sono quelli con farina di riso e latte. Lui va matto per questi qua, ovviamente li mangia solo lui perché hanno glutine e hanno lattosio, quindi io non ho glutine, mia figlia non ha lattosio, quindi questi sono suoi. Poi, siccome stasera vogliamo rifare i panini hamburger, ho preso questi panini hamburger qua, che sono quelli della Certossa. Questo qui può sembrare pane al latte, ma in realtà non contiene lattosio, al massimo può contenere tracce, ma per il problema di intolleranza che ha mia figlia va bene, l'importante è che non sia proprio fatto con il latte. La pancetta, questa qui arrotolata, e perché la metto sempre nell'hamburger, avete visto come ho fatto l'altra volta, la faccio un po' caramellare, e ne ho prese due perché era in super offerta, 95 centesimi per ogni confezione, e ogni confezione sono 150 grammi, quindi ho detto facciamo un po' di scorta visto che hanno la scadenza lunga. Scusate che vado intanto ad appoggiare. Poi ho preso la spianata alla romana, che ci piace molto, anche questi qui sono 150 grammi. E un'altra cosa che a casa nostra non manca mai, ne vanno ghiotti i miei figli, io non tantissimo, una volta di più, è il prosciutto cotto, anche questi 150 grammi. Ho preso questo qui della Salumeo e anche questo dietro è scritto che è senza glutine, senza lattosio. E io preferisco, ultimamente preferisco molto di più il crudo, mentre una volta amavo anch'io il cotto, ma boh, mi è un po' stancata, invece loro sono ghiottissimi di prosciutto cotto. Poi ho preso l'Asiago pressato d'oca di Italiamo, questo è veramente buonissimo, a noi piace tanto. E ho preso questo salmone taglio sashimi con sesamo, che
che è davvero ottimo, non era in offerta, però vi assicuro che comunque il prezzo mi pare che costi sui 3 euro qualcosa, e è un buon prezzo perché sono 100 grammi, quindi direi di sì. Poi ho preso per mio figlio un Mix Miller, questi qua, questo è con nocciole e cioccolato, quindi yogurt bianco con pezzettini nella vaschetta qui di nocciole e cioccolato, lui queste cose le mangia per merenda. Ho preso le capsule perché fino adesso in questo ultimo periodo ho fatto il caffè con la moka perché ero rimasta senza, e quelle di Eurospin assolutamente non mi piacciono perché è vero che sono compostabili mentre queste no, ma mi si incastrano sempre nella macchinetta nonostante siano compatibili, quindi non mi trovo assolutamente bene purtroppo. Invece amo queste qui di Lidl, quindi questo è il lungo. E questo è il classico espresso e costano 1,69 euro di 10 capsule, quindi direi ottimo. Poi cosa vi devo far vedere? I pomodori erano in offerta, non mi ricordo quanto, ma li ho presi, visto che ho la mozzarella, magari uno di questi giorni facciamo una caprese o anche la mozzarella senza lattosio. Poi surgelati. Erbette campagnole di Frescona, queste qui sono buonissime, si saltano in padella, un contorno veloce e anche molto gustoso secondo me. E le patate al rosmarino, anche se io preferisco quelle di Eurospin in questo caso, però insomma va bene anche queste. Poi fatemi vedere, sì, beh, ovviamente se mi conoscete un po', le patatine in sacchetto che non devono mai mancare. E poi ho preso le nocciole, perché adesso faremo insieme il croccante di nocciola, quindi preparatevi perché vi farò vedere tutto il procedimento ed è un pezzetto che non lo faccio, ma credo abbastanza di ricordarmi. E poi ho preso questo. Questo qui è il solvente per unghie di Sien, senza acetone, con il quale ci troviamo benissimo, non deve mai mancare. È fatto così, praticamente si appoggia il batuffolo di cotone qua sopra e si pompa un pochino e viene su il solvente, quindi è anche molto comodo e molto pratico ed evita gli sprechi. Questa è tutta la spesa che ho fatto. Vi volevo però mostrare una cosa che non c'entra niente, intanto mi sorseggio un po' di tisana. Dicevo, vi volevo mostrare una cosa che non ho comprato da Lidl, ma che mi sta piacendo tantissimo ed è che la sto usando da ieri praticamente. Ed è questo prodottino di Avon, però per leggervi bene gli ingredienti vado a mettere gli occhiali perché altrimenti non ci vedo. Ho la gatta che sta facendo la pazza sopra il letto, impazzita, vabbè, non importa. Allora, questo prodottino qui, che è di Avon, Nutra Effects è la linea, ed è un fluffy foam cleanser che va anche a rimuovere il make-up e che serve per pelli. Dunque c'è scritto per pelli miste o anche pelli grasse. Allora, questo qui non contiene alcol, non contiene solfati ed è allora, avete presente quelle cose morbidissime, proprio siccome si scrive fluffy in inglese, secondo me fluffy è una parola che dà proprio l'idea, perché mi viene da dire che è fluffoso come prodotto, nel senso che ha questo erogatore qui e quando si schiaccia viene fuori una spuma morbidissima, bella densa. Avete presente la schiuma da barba, quella che si spreme? Ecco, quella consistenza lì va a struccare meravigliosamente senza bruciare gli occhi e lascia la pelle idratata e liscia, che è una cosa meravigliosa. E questa qui è con estratti di riso e foglie di salice, quindi immagino, vabbè, non si vede niente perché c'è la ring che spara, comunque immagino che siano due sostanze che vanno a togliere l'oleosità dalla pelle perché c'è scritto proprio effetto matte. Questo qui è un prodotto che io ho acquistato partecipando a un'iniziativa di una ragazza che io seguo su Instagram e che assolutamente adesso vi lascio qua una parte del suo feed di Instagram perché è di una bellezza unica, fa delle foto e prodotti tutte belle, artistiche, io ogni tanto prendo ispirazione da lei e ho iniziato anch'io a fare delle foto un po' più carine, proprio ispirandomi a quello che fa lei, si chiama Cinzia e su Instagram si chiama Pulcici. Oltre a questo, oltre ad avere un feed bellissimo, lei è proprio, sapete quelle persone di cuore, quelle persone dolci, carine, che si intuisce che sono persone profonde, sensibili. Ecco, a me lei è proprio piaciuta subito, così guardando le sue stories, guardando il suo modo anche di porsi, molto simpatica.
e ha lanciato questa iniziativa. Tempo fa, siccome lei fa la venditrice diretta di Avon e tra l'altro presenta i prodotti in una maniera favolosa che ti viene voglia di comprarli tutti, e lei proprio si vede che ama questo lavoro, proprio si vede che le piace, ci mette passione, ha ideato questa cosa. Siccome ci sono le quattro domeniche dell'Avvento, ha ideato le Cici Candle, Cici da Pulcici, che è il suo nome appunto su Instagram. Le Cici Candle cosa sono? Sono dei pacchettini con dentro un prodotto e una candelina che va poi a comporre la corona dell'Avvento. Quindi lei ha lanciato questa idea, ha detto: chi vuole partecipare mi dice un suo budget, ovviamente. Abbiamo comprato i prodotti, chi voleva partecipare comprava questi prodotti da lei, però non sceglievamo noi i prodotti, allora io le ho dato il mio budget e lei, studiando i vari profili delle persone, soprattutto su Instagram, perché lei non è su YouTube, è su Instagram, ha composto questi quattro pacchettini in base al budget e in base a quello che lei percepisce dalla persona. E in base ai gusti, in base a quello che si vede, che lei vede che noi appunto pubblichiamo, capisce anche quali sono le preferenze, i gusti, no? E quindi, sorpresa, perché è arrivato questo pacchettino con dentro questi quattro sacchettini e ogni domenica dell'Avvento ne apriamo uno, tutte noi che abbiamo partecipato, e postiamo su Instagram, ci tagliamo, condividiamo. Quindi è anche un modo intanto per conoscere anche altre persone, perché così ho conosciuto varie persone che hanno partecipato, ma anche per avere questa sorpresa di questi prodotti. E nella prima Cici Candle ho trovato uno smalto Avon di un colore che io amo, perché lei ha capito che quelli erano i colori che a me piacciono. Nella seconda Cici Candle ho trovato una meravigliosa crema che va bene per le parti un po' ruvide, tipo i gomiti, i piedi, una cosa meravigliosa, morbida, profumatissima. E nella terza, cioè quella di ieri, ho trovato questa schiuma qua che me ne sono innamorata subito. E quindi mi sono detta: non ho mai parlato di lei finora. Anche perché poi magari prossimamente vedrete anche gli altri due prodotti, perché sapete che poi io faccio sempre le review dei prodotti che uso, però volevo farvi conoscere Cinzia, quindi vi lascio nell'info box il suo Instagram, andate solo a dare un'occhiata alla meraviglia del suo feed e se vi va seguitela perché è simpatica, dolce, carina, quindi io Cinzia se per caso guarderai questo video ti mando un bacio e niente. E ci rivediamo là su Instagram. Adesso vi faccio vedere quello che vi avevo mostrato ieri, e cioè ordine Pink Panda. Ovviamente questo è solo il sacchetto perché ho già tirato fuori il tutto durante il Black Friday. Ho fatto solo tre acquisti, se vi ricordate, Beauty Bay, Collistar, le goccine magiche e poi proprio credo l'ultima sera, mezzanotte meno 10, ho visto una cosa su Pink Panda e ho detto no, devo assolutamente averla perché la volevo avere. Allora, adesso vi mostro, aspettate perché qua si è attaccato tutto, vediamo, vado a vedere se ci sono i prezzi perché non me li ricordo più purtroppo. Allora, ecco qua, sì. Allora, ho comprato prima questa palettina di Revolution Reloaded Palette che si chiama Affection. Io di Reloaded ne ho già una. Questa qui costava 6 euro, l'ho pagata 4. E andiamo a spacchettarla assieme. Scusatemi che vedete sempre il riflesso della ring light, ma altrimenti lo sapete che io non leggo. Sì, lo so, dico sempre le stesse cose, ma è che mi dispiace che vediate male, che la grafica non sia proprio nitida. Allora, perché l'avevo già sbirciato ovviamente, ma non ho sbocciato niente. Però oggi non faremo gli swatch, oggi vado solo a mostrarvi. Allora, ecco qua: Revolution Reloaded Affection è questa. E adesso vi faccio vedere i colori da vicino. Allora, c'è questo grigio glitterato e ci sono tutti questi bei colori qua. Sono alcuni satinati, allora di glitterato c'è solo questo. Poi ci sono dei satinati, vediamo se riesco a guardarli qui. Satinato, 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 anche questo e anche questi due, tre. Mentre questo è matte, questo satinato, forse questo leggermente. Comunque,
faremo gli swatch in un prossimo Vlogmas. Ma non è questo il pezzo forte. C'è una palette gigante che vedo da tanto tempo, però costava 40 euro e per me è un po' fuori budget ed era in offerta a 17,90 e quindi l'ho presa perché ho detto ma quando mai mi ricapita, infatti è già tornata a prezzo pieno. Allora vi faccio vedere le dimensioni. La palette più grande che ho, è la palette più grande di sempre. Aspettate che tolgo questi occhiali perché non voglio che faccia riflessi. Ed è la Miami 196 cialde. Eccola qui. Aspettate che vada a toglierla dalla confezione perché altrimenti si riflette solo la lampada. È una cosa pazzesca. Quando mia mamma l'ha vista mi ha detto: ma scusami, ma quando è che la usi? Come quando la uso? La uso? Ovviamente la finirò tra un secolo, però è bellissima. Allora, ce l'ho fatta a tirarla fuori. Eccola qui. Aspettate che devo riuscire ad aprirla. Ci siamo, l'ho aperta. Ovviamente non ha lo specchio. Non so se riuscite a vedere le varie colorazioni, è proprio ricchissima. Adesso provo a spegnere la ring light, vediamo se si vede meglio. Ma forse sì, si vede meglio senza la ring light. Guardate che spettacolo di colori, gradazioni di colori. Io sono innamorata. Ok, aspettate che riaccendo, altrimenti non mi vedete più. Quindi questi sono stati i miei acquisti pazzi del Black Friday, quindi niente di che, però mi sono tolta qualche sfizio, soprattutto ho approfittato di questi sconti, soprattutto questo è un bello sconto, per avere una cosa che altrimenti avrei dovuto lasciare là. Bene, adesso andiamo a fare il croccante. Prima di fare il croccante però andiamo ad aprire le caselline dei calendari dell'avvento. 13 dicembre, troviamo qua dentro una busta ripiegata. E questa busta contiene una polvere mi sembra di percepirla molto sottile, è un peeling per il corpo, quindi da fare sotto la doccia, pelle bagnata e poi si va a scrubbare con questa polverina. E dunque vediamo quant'è, sono 40 grammi e adesso come sempre andiamo a leggere la casellina che ci dice rendi questo dicembre un dicembre da ricordare. E passiamo al calendario versione uomo, casellina numero 13, eccola qua, semi nascosta. Apriamo e vediamo cosa c'è. Questa boccetta contiene un gel doccia che si chiama Let It Snow e da quello che leggo la profumazione è sempre quella così tipicamente maschile del prodotto trovato anche ieri. Qua c'è scritto che l'uomo tedesco medio passa in doccia dai 6 agli 11 minuti, però fanno delle docce corte. Iniziamo a preparare il croccante di nocciole. Quello che vi serve sono due fogli come questo di carta forno che andranno unti da un lato. Infatti, questo è l'olio d'oliva con cui ungerò un lato di ogni foglio. Una salvietta che appunto mi aiuterà a spalmare l'olio sui fogli. Nocciole tostate. Se non le avete tostate, le dovete tostare voi in forno. Zucchero. Uso la stessa quantità di zucchero e di nocciole. Una padellina antiaderente sulla quale non dovrete aggiungere niente, nessun tipo di ingrediente né olio né acqua. Comincio quindi a spalmare un lato di ogni foglio di carta forno. Su uno verrà versato il croccante di nocciole e con l'altro si andrà a coprirlo con la parte unta, ovviamente. Quindi metto la padella antiaderente sul fuoco, il fuoco non deve essere né al minimo né al massimo, ma deve essere medio, e vado a versare lo zucchero. Ripeto, non va aggiunta acqua, non va aggiunto limone, non va aggiunto miele, non va aggiunto olio, non va aggiunto nulla, semplicemente si aspetta che pian pianino lo zucchero, si sciolga. Io do ogni tanto una mescolata, ad un certo punto si formeranno degli agglomerati di zucchero, dei cristalli e da lì poi abbastanza velocemente si scioglierà, come potete vedere che sta succedendo qui, e acquisisce un colore brunito. Adesso bisogna essere super iper veloci.
Non appena si è sciolto tutto, bisogna versare di colpo le nocciole e mescolare super super velocissimamente e proprio due mescolate veloci, dopodiché versare tutto qui sulla carta forno unta. Ecco qua, io ovviamente ho mescolato super veloce, non ho potuto riprendere perché avevo solo due mani e quindi vado proprio a tirare giù anche tutto lo zucchero sciolto. Devo farlo veloce perché con l'aria si raddensa subito. Dopodiché copro con l'altro foglio di carta forno con la parte unta e vado a picchiettare molto energicamente con un mestolo in modo da appiattire il più possibile il croccante. Ora vedete ancora mollo, però lo giro sotto sopra, si è staccato anche un pezzo, ma fa niente, tanto poi andrà spezzettato una volta che diventa freddo. Vedete com'è? Adesso lo assaggio e vi faccio sentire un attimo la croccantezza. Quindi direi croccante riuscitissimo. Allora, adesso è ancora bello caldo, soprattutto la parte dietro è bollente. Diciamo che se fossi stata ancora più veloce, ma veramente è questione di attimi e filmando, cercando di riprendere tutto, si perdono quei secondi preziosi, avrei potuto anche appiattirlo di più, perché vedete che è un po' qui, le nocciole sono una sopra l'altra, oppure potete anche alcune nocciole, magari o tutte o metà, dividerle a metà, quindi viene ancora più piccolo. Potete farlo con gli arachidi, potete farlo con il sesamo, insomma potete farlo con la frutta secca che vi piace di più, con le mandorle, con le noci. Quindi il segreto è la velocità, essere veloci, veloci, veloci. Ovviamente, come dicevo, riprendendo e volendo far tutto per bene, sono stata un po' più lenta, però vi assicuro che è morbidissimo. E quindi adesso, quando sarà freddo, lo spezzerò proprio con le mani in vari pezzi e stasera, dopo cena, abbiamo il dolcetto. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo Vlogmas.